una nuova convenzione, un nuovo impegno per formare questi ragazzi, anche perché la disoccupazione giovanile non è, insomma, diciamo percentuali drammatiche, però abbastanza preoccupanti. No, sono delle percentuali preoccupanti, per cui noi stiamo tenendo con molta attenzione queste percentuali che stiamo guardando. Siamo particolarmente attenti alle tematiche del mondo dei giovani e la Camera di Commercio ha investito l'anno scorso 100.000 euro con un assestamento di bilancio nel mondo universitario. Quest'anno abbiamo rimesso una cifra altrettanto importante e questa mattina abbiamo firmato questa convenzione con l'Istituto Buonarroti Fossombroni proprio nell'intento di avvicinare questi due mondi, il mondo della scuola e il mondo del lavoro, che spesso e volentieri viaggiano in maniera parallela. La firma di questa convenzione avviene in un momento particolare perché finalmente abbiamo i dati sulle iscrizioni e questi dati sono estremamente confortanti per la nostra scuola del Buonarroti Fossombroni. In particolare sono state premiate due nuove figure professionali che nascono rispettivamente sempre nel mondo economico, perché di questo si occupa la scuola, e sono figure professionali, la prima che afferisce al mondo dello sport, cioè in buona sostanza è un ragioniere che si occupa di sport e darà supporto al mondo sportivo in tutti i ruoli, per esempio tenere la contabilità, organizzare un evento, amministrare, che so, una società di vacanze, di animazione, eccetera, eccetera. L'altra figura professionale che noi vogliamo costituire avvalendoci dell'autonomia scolastica è dedicata al Made in Italy, quindi quello che una volta si chiamava il corso PACLE, che oggi è Relazioni Internazionali per il Marketing, viene declinato dalla nostra scuola in funzione del Made in Italy. Perché questo? Perché il Made in Italy è il futuro del nostro paese, ma è anche il futuro della scuola. Quindi io condivido quello che ha detto il Presidente poc'anzi, che occorre un forte cambiamento. Questo cambiamento deve avvenire all'interno delle aziende, ma deve avvenire anche all'interno della scuola. L'autonomia scolastica è una possibilità che deve essere sfruttata fino in fondo.